testa vuota. Ehi, signor Spaccotutto! Non è colpa sua. È una ragazza molto carina e, tra le altre cose, è una tua grande ammiratrice. Boh. I misteri. Ok. Un mammut. Mammut. Lo scheletro di un mammut colombiano, Mammutus columbi. Questo esemplare estintosi circa 14.000 anni fa è stato rinvenuto presso i pozzi di bitume di La Brea nel 1981. Donato al Parco Nazionale di Elderwood nel 1988, quando il mammut colombiano è stato dichiarato fossile dello stato di Washington. Soprannominato Charlie Zannelung, da allora è diventato la mascotte ufficiale del parco. Bravo, nessuno si è accorto mai del problema. Non lo so, perché eppure le scene le montano, le editano, non si chiedono a dire come giustifichiamo il fatto che uno sia col piumino d'oca addosso e l'altro a mezze maniche e la cosa non sembri strana. Vabbè, i vari dinosauri. Davvero, Al, quello che mi hai detto in macchina, ma ti rendi conto? Niente, dobbiamo andare da soli per forza. Ok, andiamo. Come hai sparato a un tizio e il suo corpo è svanito? Da quant'è che non dormi? Sei fatto? Non è che hai bevuto? No, ecco, davvero, un caffè. Ho un buco di una settimana e qualcuno ha preso Alice. È tutto così. Alice chi? Hai idea di quanto sia assurdo quello che stai dicendo? Ma che è la luna di montagna? Non fraintendermi, è un'ottima storia. Ma quando inizi a mischiare realtà e fantasia, stai comprando un biglietto per il manicomio. Aspetta qui. Quello è il leone di montagna. No, un cane. Quello, amico. È un cane. Finito. Ehi, sei Rusty, vero? Affitti case? Signor Wake, le stringerei la mano, ma sono piuttosto preso. Oh, bene. Mi scusi, mi spiacerebbe prendere il modulo di registrazione sulla scrivania. È di fronte a Charlie Zannelung. Ok, certo. Andiamo a prendere il modulo di registrazione. Serio, Al? Non puoi incontrare un rapitore come se niente fosse. Certe situazioni poi sfuggono di mano. Devi parlarne con la polizia. È mia moglie. Decido io. Possiamo riparlarne più tardi. Ecco. È questo il modulo che volevo. Metti direttamente in bocca al cane. Le chiavi. Ok, tutto in ordine, signor Wake. Lieto di averla tra noi. Grazie. Sa dirmi come raggiungere l'Overspeak? Magari. Ma certo, è alla fine del percorso naturalistico. Segua il sentiero, prima o poi lo vedrà. È facile e offre una vista stupenda. Ok, grazie. In realtà però sti posticini sono carini, da andare a visitare. O cerchi di spaventarmi, sta funzionando. Mamma mia, quanto parli. Ciao. Sono tutte cavolate, Al. Al! Dobbiamo dirlo allo sceriffo o chiamare l'FBI. Diavolo, Barry, la uccideranno! Questo non è un cazzo di dibattito, Barry. Andrò all'Overspeak. Mi ha detto di andarci da solo. Sarà affrettato con tutto il piumino. Alan Wake dovrebbe essere morto allora, che c'ha la giacchetta addosso così. Temo tu stia impazzendo. Dimmi come aiutarti e io lo farò. Tu resti qui e se non torno per domattina, chiama la cavalleria. Stai attento con la gente del posto, Al. Questi bifolchi sono pericolosi, odiano i turisti. Oh, sarà come in un tranquillo weekend di paura. Grazie, porta sempre fortuna tu. Vediamo prima se c'è qualcosa. Si era attivato qualcosa qua. Ok. La luce era accesa. Ok, luce soffusa. Ok. Io ancora non ho capito a cosa serve il termos di caffè. Mi ridà qualcosa? È chiuso. Chiuso. Le pile della torcia. Ok.
Mi pare che non ci sia null'altro che debba prendere. Possiamo uscire? No, esci, esci. Ok, giustamente è meglio andare la sera sul percorso, al buio, che già ci sono i mostri che compaiono nell'oscurità. No, perché non andare di giorno, magari così, con meno possibilità di incontrare nemici? No, stai scherzando, mano, pure a me mi piacerebbe avere un cottage di montagna dove andare a passare il fine settimana. Ci andrei abbastanza spesso, perché a me non mi piacciono tanto le lunghe passeggiate in montagna, nel senso quelle passeggiate di ore e ore per i sentieri. Però avere un cottage così, che ti muovi in un paesino di montagna, ti fai la passeggiatina all'attorno di una mezz'oretta, sì. Mi sta bene, l'aria di montagna poi mi piace tanto. Madonna, quanto urla quello. Bravo, già ti sei spaventato. Barry non era mai andato d'accordo con Alice, ma sapeva che Alan l'amava con un'intensità spaventosa. Ad Alice era successo qualcosa, ed ecco Al, armato di pistola, che diceva cose da manicomio. Era come se il suo amico avesse avuto un attacco psicotico e fosse totalmente fuori dalla realtà. Barry era terrorizzato a morte. Mi sarebbe piaciuta pure a me la villetta, ma non mi è capitata nessuna occasione, ho preso l'appartamento. Allora, qui dentro non c'è nulla che ci interessi. Sapevo che avrei dovuto dirlo alla polizia. Questa non era certo la cosa più intelligente che avessi mai fatto, ma ero ancora infuriato con Barry per aver cercato di dissuadermi. Quelli mi avevano chiamato nell'ufficio dello sceriffo. Non temevano la polizia e avevano Alice. Oh, un'altra casetta, vedi? A una distanza del genere. Se c'è un'altra casetta, vedi, pure potrebbe andare bene, vedi? Ognuno ha la propria privacy, però se ti serve qualcosa ce l'hai un vicino. Porca trottola infame, mi hai fatto scuoiare, maledetto cornacchia, ti spacco. Mannaggia. Questa è un po' disastrata, Che ho detto? Bentornati allo show, amici. Come promesso, il dottor Nelson ha parcheggiato il di dietro nel nostro studio. E dottore, che programmi hai per la festa del cervo? Programmi? Mi fai sembrare più organizzato di quanto sia in realtà. No, niente di speciale. Mi godrò semplicemente l'atmosfera. Sai, inizio a non avere più l'età per certe cose. Dove è andato il tizio fuori? Proprio così, Pat. Ma ovviamente assisterò alla sfilata e sarò anche uno dei giurati della gara delle torte. Anche per quello bisogna essere in forma. Quello sì, che è uno sport adatto a me. Scherzi a parte, dottore, ti trovo in gran forma. Sei molto sportivo. Ad esempio, so che sei un pescatore incallito. Esattamente. A dire il vero, proprio stamattina ho pescato un persico enorme. Ma non parteciperai alla gara di pesca, vero? No, quest'anno no. Vedi, Pat, ormai non mi piace più gareggiare. Adesso mi piace prendermela con calma e pescare in tranquillità. Non mi diverto se devo preoccuparmi di quello che pesco. Considerando i tuoi successi passati, i partecipanti saranno piuttosto lieti della tua assenza. Beh, è gentile da parte tua. Sì. No, qui da me non costano tanto. Non c'è che ne cadevamo. Cioè, praticamente l'unica casa decente è quella che hanno dato a lui, per fortuna. Luce non ce n'è. Ok, allora vengo attaccato ora da quello. Ah, vada, se ne funziona. Oh, un altro episodio. Vediamoci un altro episodio. Il cancro è la cura della civiltà. Alziamo la voce, così lo sentite meglio. Alcuni delitti non possono essere puniti. Soprattutto
a Night Springs. L'episodio di stasera. L'uomo nello specchio. È dentro, agente. È un tipo strano. Allora, confessi di aver ucciso quel tizio. Perché? Se lo meritava. Sì. Ciao, Iole. Non ti avevo visto che eri andata via. Ciao. Normale. Avevi portato tuo figlio alla partita. Perché te la sei presa con quello e hai dal verbale della gente che ti ha arrestato colpito ripetutamente la testa della vittima usando come arma le sole mani? Wow. Scorrevole come frase. Immagino, Manu. Mamma mia. Ora non ti piace. Ok, ma lo hai massacrato. Perché? Chi era quel tizio? Era irriconoscibile. Perché uno come te lo concia così? Non mi piaceva la sua faccia? Beh, dovevi odiarla, perché sei andato giù pesante. Era completamente irriconoscibile. E niente documenti. Un gran bel guaio. Abbiamo preso le impronte. Risultato? Le tue. Identiche. Ah, che sorpresa. Tuo figlio dice che accompagnandolo indossavi una maglietta bianca. Quella bianca è sul cadavere. Adesso è piuttosto rossa. Non te la caverai così. Pensi davvero che questo possa in qualche modo interessarmi? Ho avuto un sacco di tempo per parlare a mio figlio prima che arrivasse la polizia. Non smette un secondo di urlare, o sbaglio? Pensi che potrà mai riprendersi? Ho lasciato il segno. Devi credere. Tu, bastardo! Cosa? Vuoi spararmi? Che senso ha? Andrò in galera. Mi avete preso. Non ci capisco più niente. E non capirai. Tranquillo. Forse ci ritroviamo, agente. Forse uno specchio. Ci stiamo guardando la serie TV all'interno del gioco. È bella. Ok. Hai visto pure tu, ci hai fatto caso. Hanno invertito le due voci. Sì, hanno invertito le due voci. Non c'è niente. Vabbè. Oh, una macchina abbandonata. C'è stato un incidente? Direi proprio di sì. Un'altra pagina del manoscritto. Nell'ufficio turistico l'aria era pesante, fetida, come se una creatura in decomposizione fosse uscita dalla sua tomba. Rusty continuava a tossire sangue. Non riusciva a staccare gli occhi dalla sua gamba spezzata. L'attacco era stato terribile. Max si lamentava nella gabbia. Gli occhi di Rusty erano iniettati di febbre e terrore. Ansimò, Mr. Wake, è successo proprio come in quella pagina. Iniziamo a modificare la realtà, La visione mi indebolì. Altro che colpo alla testa. Arrivando!